Lo ha annunciato lei stessa nella sua trasmissione. Sarà con noi Antonella Clerici. Volevo però darle un piccolo saluto prima di averla ospite in studio, perché lavora esattamente di fianco a noi. Anto! Eccomi! Antonella Clerici, signore e signori! Come stai? Eccomi! Bene, ma non hai messo le paillette? No, io no, ma tu vedo in abbondanza. Bene, bene, grazie! Certo, per venire da te, scusami, pensavo che le metti sempre anche tu la sera, quindi mi sono... Allora, Anto, io passo a prenderti stasera con la mia torpedo blu. Nel frattempo, mi dici cosa avete in frigo? Perché inizia a essere un orario dove noi cominciamo ad avere tutti fame. Vi è rimasto qualcosa da oggi? Allora, vuoi vedere? Sì! Guarda, vado a vedere nel frigorifero. Aspetta, No, guarda! Roba buona, va quella bottiglia lì! È vero che oggi avevate il sommelier in studio? Avevamo il sommelier, questo è il fiasco! Porta, perché porta! Tu inizi a tirar fuori le cose? Vabbè, allora, brava, allora tu inizi a tirar fuori le cose, io mando un piccolissimo intervento pubblicitario e vengo a prenderti! Va bene, ok, ciao! Ben di Dio! Quanto ben di Dio, quanta bella roba. Noi ci vediamo tra pochissimo con Antonella Clerici, Francesco Costa e Pierluigi Pardo. A tra poco! Fratello, grazie. Stiamo sistemando il nostro... Ma sì, passa avanti. Il nostro mezzo, perché vogliamo che tutto sia perfetto, perché stiamo per andare a prendere la nostra ospite di oggi, che come dicevamo è nostra dirimpettaia. Sfondo qua, ma sì, sfondo, vai, andiamo, aspetta, Rev, avanti, on e via, verso mille avventure. Opla! Mille avventure. Opla! Potevamo anche farla a piedi, non avete tutti i torti, però un po' di comodità. Ragazzi, arrivo da te! C'è lo scalino. Occhio che faccio la sgommata. Oh, eccoci qua, Anto! Eccomi qua, Ale! Come stai? Bene, ti aspetto, vengo a prenderti. Finalmente! Pagliettona! Pagliettona, perché per te, guarda, perché in cucina le pagliette non le metto mai, ma per te sì. Senti, qua dobbiamo, perché è data l'ora, mangiamo. Allora, io ho messo già un pochino, vedi, dentro nei contenitori. Hai fatto benissimo. Il vino è già iniziato, ma d'altronde a casa si fa così, non certo, è che si butta. Non è che si butta, ok, c'è una torta, vuoi prendere delle altre cose? C'è un salame? Io qua sono più o meno di casa. Se tu sai già, sei già venuto varie volte. Ho già messo le mani. Allora, il panino io lo prenderei. Non so cosa pensi, perché poi dietro ci sono i formaggi. È talmente bello che sembra finito. Salame lo prendo io, non è che poi faccio... Vabbè, io lo prendo. Te lo metto qua. Lo metto dentro già nella... questo è il dolce? È il dolce, quello là in alto. Questo è lo sformato di zucca che abbiamo fatto con oggi. Con le cipolle? Con le cipolle caramellate. E questo è il dolce. Dai, direi che... Allora, guarda, sai che secondo me ci sta tutto nella macchinina? Sì. Ce lo facciamo stare. Allora, guarda. Quindi io direi qui questi li possiamo mettere qua. Ah, perfetto. No? Già qua risolviamo un problema. Due. Questo è brutto se... Allora, questi sì, vanno anche, qua. Anche. Questo c'ho la pellicola. Sai la pellicola, quella che non sai mai quando inizia e quando finisce? Sì. Ecco, vedi? Aspetta, guarda. Oh, mamma mia, la pellicola io la odio. E qua potremmo passarci dei giorni. Eccolo qua. Se nasco un'altra volta. Rinasci? Delle pellicole che vengono via. Un mastro pellicolaio. Panino. Ok. Prendiamolo solo Paninazzo così. Paninazzo così. Così, te. Poi, vediamo se ce n'è altra, così ognuno fa la sua. Qua ce n'è un'altra.
E questo dolce io lo tirerei giù però dalla lanciatina. Adesso te la taglio in maniera che ti dà proprio una mano la prossima volta che la devi andare, esatto, a cercare. Esatto, questa qui così. Il dolce ci sta, questo. Mamma mia, dolce, ma dai. Poi gli diamo anche... Non so, la cipolla caramellata come tu la vedi a quest'ora, perché, che va? Va la cipolla caramellata. Per me insieme a una tisanina è proprio tisanina. La cosa giusta per questo. Poi se vai a dormire con qualcuno... Zucca e vabbè. Cipolla. Questo no, pellicola. Questo ci prendiamo i nostri rischi e lo portiamo prendiamo così. Prendiamo così, quello lo prendiamo così. Il vino, scusa, aspetta, il bottiglione. Certo. No, il bottiglione di vino, guai. Certo, qua certo. Fuori così, proprio certo. Come... Grazie. Certo. Pronti, andiamo. Io ti seguo. Salame. Dove andiamo? Salame l'hai preso? Sì, l'ho messo dentro. Prendi un coltello. Questo, aspetta. Butta qua. Dentro, via. Chiappa un coltello. Sì, perché salame senza coltello è inutile. Allora, tu ti dove devi ci sedere sediamo? Qua. Oh, non mangiarlo, Te lo lascio qua di fianco a te. Te lo posso lasciare qua? Se si spiaccica su me. Te lo metto qua? Ecco, va bene. Va bene. Qui questo tutto mettiamo, così, Mettiamo questo lo mettiamo tra di noi. Tra di noi e quello lì per terra qua. Dai, andiamo. Dove andiamo? Andiamo in studio. Anzi, no, aspetta. No, dobbiamo... Andiamo a prendere il pane per il salame? Sì, esatto. Già, perché dai, salame senza pane fa schifo, scusami. Pane e salame. Ma tu quante volte hai guidato questo carro? Anto, è la prima volta. Oddio. È la prima volta. Oddio. È la prima volta. Come stai? Andiamo. Io sto bene, te? Sto bene. E allora, l'ultima volta che sono passato qui era un annetto fa. Scusami se io tengo no, le cose. No, occupati del cibo. Occupati del cibo. Era più o meno un annetto fa. Sì, esatto. Mi sembra che livello cibo siamo sempre ad altissimi livelli. Al top. Livelli. Cosa ti è successo in quest'ultimo anno? Cosa mi è successo? Vivo sempre nel mio bosco, sai, dove sei anche venuto tu. E in mezzo alle mie animali, alle mie bestie, ai miei cani. Le mucche pelose ce le hai ancora? Le mucche pelose, le mucche Highlander, i cavalli, sai, tra un po' lì, un po' la Normandia che a me piace tanto. Ma ti vedo sempre con le foto in giro con col tuo compagno Normandia, sì, tanto cerco di imparare il francese, sai che io sulle lingue non sono come te fluently English, sono fluently in niente. Io in francese ma anch'io rasento l'inutilità proprio, ma io in tutto rasento e quando l'inutilità. Sei là come fai a parlare? Mi gesticolo. Tamponiamo qua. Così dobbiamo stare? Così dobbiamo stare. Mi piace perché dai delle indicazioni che quasi non si sentono. Bravo, sei proprio un ninja tu. Lui è sì, un ninja. ci sta. Sì, guarda. Sì. Opla, qua c'è un po' di buchi. E quindi niente. E quindi siamo in Francia. E ti piace stare là? Mi piace perché non mi riconosce nessuno, sto bene. Perfetto. Posso andare in giro con le ciabatte. Perfetto. Sai come proprio le ciabatte tedesche, i pantaloncini corti, senza trucco, conciata come il porco, come dico io. Conciata come il porco, no? Più elegante. No, ma nel senso così molto easy, sì, no? Perché dai, è bello. Oddio. Guarda che prova a frenare coi piedi. C'è la gente in giro. Salve. Ci guarda strano. Vedi, qua ti riconoscono. Esatto, qua mi riconoscono. Allora, c'è una panetteria qua. Ma il pane buono, quello col lievito, tutto giusto? Allora, siamo... Siamo pur sempre... Sì, no? Sì. Ma adesso credo che abbiano... stiamo andando per strada, Ale. Possiamo? In teoria no. No, ecco, però ci fermiamo subito qua. Fermiamo qua. Guarda che ci sono anche la polizia. No, non è la polizia. No, è la guardia. È la guardia. Io dicevo, ogni volta che fai qualcosa, perché questi la polizia... Questi li possiamo lasciare qua. Tanto c'è la guardia. Sì, guardi i cestini, per favore. No, lo so, ma potete tenere d'occhio i cestini. Ragazzi, io tutto bene. Guardate che non ci rubino la roba. Esatto, perché ci sono dei salamini, mica da ridere. Scusi, andiamo. Salve, buonasera. Buonasera. La signora Clerici. Buonasera. L'avete riconosciuta? Sì, lo conosciamo. Sì. Dalla televisione. Guarda. Come te, scusami, dalla televisione. No, ma io sono venuta qua anche a prendere della scaccia. Essere in Francia qua. Allora, avremo bisogno di un po' di pane, per favore. Per il salame. Noi abbiamo del salame buono, vorremmo del pane, ma quello che ci avete quello con lievito madre, cioè... Andiamo a vedere. Lievito naturale, sì, perché non gonfia. Sì. Sì. Grano duro con seme di lino, integrale, tuminia. Come si chiama quello lì? Tumimia. Tumimia. Cos'è la tumimia? Quello lì, perché poi guarda più lungo il nome più ti dà l'idea. No, ma poi sembra un fungo, bellissimo. Sì, prendiamo quello lì. Prendiamo quello. Sì. Possiamo, lo prendiamo tutto? Tutto? Sì, poi sì, tutto. Ah, questo è da assaggiare? Ah, è quello che abbiamo preso noi? L'assaggio del pane? Quello che abbiamo preso? Io non lo so perché, dove ci sono io si mangia sempre. No, infatti è una cosa assurda. Sicuretto. Io non lo so. No, buono. Buono. E buono, abbiamo solo un piccolo problema che ci è venuto in mente, adesso. Cioè? Io sono vestito da programma. Sì, no. Io no. Non io non ho pagare. Soldi. Ah, non ti sa mai.
Possiamo, cosa possiamo fare? Possiamo pagare in visibilità. Va bene? Come, cioè, come fanno quegli influencer lì? Ma no, dai! Allora, come si chiama ma il posto? Io sono anziana, non so, cioè, ma non va bene. Ormai è troppo tardi. È troppo tardi, va bene, facciamo. Come dai. Si chiama il posto? Il My Bread. Il My Bread. Allora, vedi? Così, storia. Chiamo anche la Clerici. Con loro dietro, il pane, certo. Tutta la, si deve vedere tutto, no? Sì, sì. Allora, ragazzi, venite al My Bread, si mangia benissimo, pane ottimo, ci viene sempre Antonella. Esatto, e anche Ale. Gift? No, ADV. ADV, ADV, hashtag ADV. Okay. Se lo dice la Clerici? Credici! Credici! Grazie! Ciao, grazie! Grazie ciao. Mille! Poi torniamo a pagare anche con i soldi veri, ve lo giuro. Ma senti, perché corriamo così? Abbiamo fretta? Non so, ho sempre la sensazione di essere in ritardo e in realtà non si capisce per cosa. Ma cavolo, è caldo questo pane meraviglioso. Ma non ne sbagliamo una, Anto, no, non ne sbagliamo una. Allora. Comunque con me stai sul sereno, sul cibo. Qua faccio una retro. Family, come va? Tutto bene? La mia molto bene, anzi ti salutano tanto. Le bimbe chiedono sempre di venire a casa tua. Senti, ma quando vuoi venire io ti aspetto. Ma senti, la tua grande Nina, quanti anni ha adesso? 10 adesso. Dieci. Cosa devo aspettarmi? Ma cosa va? La quinta elementare? Quinta elementare, fra un po' andrà alle medie. Sono ancora nella sei zone. No. Allora, con le medie cambia tutto, Ale. Preparati perché... è un altro mondo, Io c'ho già l'ansia. No, prima media tu entra che è una bimba, sì? Esce che è una ragazza. Ma ti saluta ancora. Ti saluta l'ansia. Ancora, però devi trattare tutto, tipo le unghie viola. Sì, tu come sei? Lunghe. Sì. E le vuole, allora dice, va bene, io studio se però posso fare le unghie. Posso uscire un'ora la sera? È un buon compromesso, sera? O no? Sì, esci però già, quando la vedi... Quanti anni ha? No, alla sera, tipo alle 5 del pomeriggio, il sabato. Ah, ok. Però è tutto, cambia tutto, È tutto un mondo, diverso, è tutta una trattativa. Però ti racconta ancora le cose, perché io credo che mi mancherà, poi no, con le mie figlie, quando non ti racconta più niente. Adesso è tutto un papà, ho fatto questo, No, non ti racconta più niente. Anzi, se tu gli dici, come è andata a scuola? Bene. Cosa avete fatto? Niente. È così. il più classico. Però l'abbiamo fatto anche noi. Tu che figlia eri? Io ero una figlia, ero una brava figlia, no. Non sono mai stata trasgressiva in niente. No? Pensavo, ho detto magari quando diventerò vecchia diventerò trasgressiva. Invece neanche, no. Non dicevo neanche la vecchia, non neanche che non essere, ma che non sei. No, ma puoi dirlo. Però puoi no. Dirlo. Tu puoi dire sempre. Lo sai che Ligia. Tu puoi dire quello che vuoi, lo sai che io sono la tua prima fan. Solo cose belle. Solo cose belle. Olaf di Frode. Esatto, Olaf di Frode. No, e quindi insomma, sempre trasgressiva, non hai mai fatto arrabbiare i tuoi genitori? Mai. Mia sorella già di più, io no. Tua sorella è più grande o più piccola? Piccola. Le seconde. Invece io sempre una brava ragazza. Sì, anche la mia seconda è. La seconda vedrai. Vedrai con la prima. Però. Ma la tua ha già il fidanzato? Boh, te lo dico. Non dai a capire. E secondo te, se ce l'avesse, è contenta in questo momento che ne stiamo parlando in televisione? No, assolutamente. Poi ti dirò di più che devo farmi gli affari miei, mamma non accompagnarmi a scuola, stai lontana. Sì, non puoi più andare sotto la classe, No, certo. Ti vergogno, no, quello no. Io no, già, no, da, già da un pezzo. No, no, no. Allora, aspetta che qua siamo. Arrivati, ci siamo. Wow. Occhio allo scalino. Signore e signori, Antonella Clerici. Aspetta, qua dobbiamo bloccare tutto. Sì. Allora, io ho il pane. Io. Questo? Via. Oh, quasi perfetto qua dietro, c'è, c'è la torta con le cipolle. 24 roba con le. Siamo buoni, vieni. Se fate i bravi, poi ce n'è anche per voi. Allora, apparecchiamo. Allora, pane. Pane al pane. Lo metto qua vicino al tagliere dove mettiamo il salame, vino giusto? Al vino, sì. Questa è la torta per dopo. La torta per ultima. Aspetta, la torta la metto qua. Mamma mia. Per ora la metto sulla sedia qui dell'ospite. Come va, ragazzi? Vi abbiamo lasciato soli per troppo? No, questo è finito. No, siete stati bene. Ma qua che trattoria. Trattoria da Cattelan. Adesso apriamo un bottiglia di vino già cominciata. Al coltello c'era. Pasta avanzata. Oh. Con la fontina porta in buono, su. Porta buono. Boh, non lo so. Ma soprattutto sì? salame.
Oh, il salame è sempre la cosa che rende la gente più felice, no? No, e poi quella che si presta sempre alle mie famose battute che vorrei evitare perché... Il salame? Sì, ah, esatto. Vabbè. Ti verso, sai, un goccino, ti verso tutte, un goccino, sì, di versami vino. Versami un goccino. Ma in tutto questo giro, scusami, quanto tempo ci rimane qua per chiacchierare? Ah no, un pochino sì, dai. Ma io non lo so, voglio tirar fuori il pane, quello della DV. Sì. Che abbiamo non pagato, ma abbiamo fatto la foto, abbiamo... Capito? Funziona così. Ieri metto a posto. Vieni, siediti, siediti, Anto, sennò... Siedo. Cioè, non posso far lavorare gli ospiti qua. Allora, no, ho messo la cravatta nella cipolla. No. La cipolla caramellata. Sì, sì, sì. Vabbè. Senti, Anto, volevo... noi abbiamo tergiversato fino adesso. Io volevo parlare di te, di una con te, di una cosa. Dimmi. Che ha tenuto banco come i vocali di Berlusconi ultimamente. Cioè? La tua intervista che è uscita qualche giorno fa, dove raccontavi che nel momento del corteggiamento con Vittorio... Ma sai quella roba lì? È stata... E io voglio sapere tutto di quella roba lì. No, nel senso, quella della lettera profumata. Non so se l'avete letta. È stato uno scandalo. Vuoi ridarci la news? Praticamente, durante il corteggiamento... Vuoi il culo? Il culo è più... Guarda, è la parte migliore, la vogliono tutti, eh. Quando facciamo le grigliate la gente si picchia per avere quella parte. Allora, lì. Stavo pensando a cosa dire. No, niente. Sto zitta, niente. Allora, mi è venuto caldo, non caldone. Allora, no, nel senso che quando lui mi corteggiava, sì? Con questo salame in mano, va meglio di no. Allora, mi corteggiava. Mi scriveva queste lettere profumate. Lui ha ricevuto milioni di lettere dai suoi amici che mi ha detto: tu hai alzato troppo l'asticella, adesso le nostre mogli vogliono le lettere profumate. Nel senso che lui scriveva a mano, che già è una cosa che non si fa. Tu come scrivi le lettere alla Ludo, parli? Scrivi un po' di lettere, niente, solo messaggi. No, qualche WhatsApp. No, ma dai, no. Ogni tanto qualche WhatsApp. No, le lettere no. A mano, sì. E poi metteva due, come profumo di Chanel, come le due gocce di Chanel. No, lui metteva due, un po' di suo profumo e me le spediva. E questa cosa ti ha fatto innamorare? Comunque sì, mi ha fatto pensare, cioè un'attenzione, una galanteria, una roba d'altri tempi. Uomo. Io, cioè, ma te lo immagini anche a casa così? Io a sto punto me lo immagino con la lampada a petrolio nella sua cameretta, così con la luce fioca che dà un po' di... No, però lui è un po' un uomo antico, un po' d'altri, un uomo da boschi. Sì, è un uomo da boschi, uomo molto, da molto, boschi elegante. Molto elegante. Però mischia la galanteria con la tecnologia, perché sempre nell'intervista mi sembra di aver capito che ti ha googolato. Sì, mi ha googolato all'inizio, perché cioè, quando doveva conoscermi, perché è stato un incontro, come dire, una mia amica, che peraltro è la dietologa, perché... perché la tua? Quello che mangio, sì, anche la sua era all'epoca. Sì. Praticamente lei era convinta, e forse giustamente, che noi eravamo fatti l'uno per l'altro, allora ci ha presentato. Io sono naturalmente andata a vedere chi era, perché sai, non è che la foto, per almeno, sai, questo è il vantaggio di internet. E lui ha detto, sì, io mi ricordavo di te, chiaramente ti conoscevo, se no gli avrei anche spaccato la faccia dopo 30 anni che faccio televisione. Eh no, certo. Neanche sai chi sono, e no. E quindi comunque ha visto, insomma, se ero ancora in forma, se stavo bene, eccetera. è andato a guardare. E poi è andata. Però cavolo, allora, veramente, se voi, cioè, conoscendo Antonella, sembra che viva in una favola. Cioè, perché comunque c'è questa roba del bosco. Sì, è bello. La roba delle lettere profumate. Beh, ma non è che adesso è tutto così, cioè c'è anche... discussioni, cose, figli. Litigate tanto? No, poco, però sai, ogni tanto ci sono le problematiche, no, di tutte le famiglie, non è che noi siamo la famiglia del Mulino Bianco, eh? Oh, un po' sembra. Cioè, un po' sembra, ma, fuori, sì, ma sembra anche la tua la famiglia del Mulino Bianco a vederti, no, che andate tutti bene, tutti d'accordo così. Ma litighiamo. Ma anche te litigate, mamma no? Mia. Però noi non andiamo mai a dormire arrabbiati. È vero. Sai che me lo diceva sempre anche la mia mamma. Mai. Mi diceva mai andare a letto arrabbiati. Io lo dico sempre anche a mia figlia. Perché? Perché è giusto. Perché te lo porti a letto, sennò quella è roba brutto, lì, dormi brutto, male. E sai come facciamo a non andare mai così? Vino. Vino. E salame. Vino e salame, via. Senti, invece, parlando di cose serie, ho una domanda per te. Sì. Quando è che inizi teatro? Che io devo venirti a vedere, sai che io sono sempre lì in prima fila. No, ad Alessandria, perché è la nostra zona lì di provenienza. Sì, ad Alessandria, sì. Tu non debutti ad Alessandria? Sì, facciamo la data zero, quella, ma vieni lì? Io sto dicendo alle persone che conosco, allora quella sarà la più imbarazzante di tutti. È per quello che voglio venire. Perché ci saranno mia mamma, i genitori dei miei amici che mi hanno visto crescere. E io comunque toccherò degli argomenti tipo...
l'altro giorno ne stavo parlando col pubblico prima della puntata. Gli adolescenti adesso si mandano le foto delle parti intime. Cavolo, me lo dici così? Io c'ho una figlia adolescente. Quindi io parlo un po' di quegli argomenti lì, che di fronte ai miei genitori un po' mi imbarazza. E sinceramente anche di fronte a te adesso mi imbarazza. No, io vengo. Anzi, ci sono i biglietti perché ho letto che è tutto sold out. Ma ragazzi, è vero, io dico la verità. No, come, perché no, sold out fanno tutti i fighi così. Come però, è sold out, ma c'è ancora dei biglietti. Ok. Beh, è sold out. Però dei biglietti ce ne sono ancora. Però io sto anche in piedi, mi metto lì dietro. Tanto sono abituata a stare, insomma, in zona. Secondo me io avrò bisogno del tuo aiuto, perché essendo una donna di spettacolo, fai partire tu gli applausi quando servono. Vabbè, mi alzo così. Dammi una mano. Bravo! È vero. Così, scusami, ma mi riprendo il mio panino. Senti, una cosa che volevo chiedervi, facciamo proprio scambio di complimenti. Poco tempo fa avevo letto questo articolo che avevi ripostato anche tu. Eri stata inserita in una classifica dei programmi mondiali. Sì, con Jimmy Fallon. Con Jimmy Fallon, cioè con ma ha vinto lui. Vabbè, ma lo per so. Per forza, non c'era gara. Lo capito, so. Però hai gareggiato con Jimmy Fallon. Sì. Esattamente di che cosa si trattava? Non ho ancora capito. No, era una cosa, come dire, inglese. Sì? Era un premio molto prestigioso, per cui... Ma mondiale, quindi. Ma cioè, mondiale, sì. Dove guardavano i format più innovativi, dove c'erano così. E avevano fatto un montaggio veramente molto, molto carino del mezzogiorno, no? Per cui si vedeva una pazza. Sì. Che ero io. Spadellava, mangiava, che rideva, così. Si vede che gli inglesi, che sono, sai, hanno un certo plan, hanno detto, ma questa pazza è interessante, cioè è divertente. E quindi mi hanno messo in questa classifica. Però poi ha vinto Jimmy Fallon. Perché poi lì era una votazione aperta a tutti. Una votazione aperta su internet. Lui è imbattibile. È su tutto, quindi. Però noi che ti conosciamo e ti seguiamo, pensiamo che la numero uno delle numero uno sia Antonella Merici. Anto, grazie mille. Grazie a te. Posso portarmi il certo, panino? Certo, perché... io adesso tengo, a parte che dopo viene Pardo, quindi secondo me qualcosa mangiamo secondo ancora. Secondo me Pardo, se lasci qui, sì, lui qualcosa, è contento. Qualcosa mangiamo ancora, ecco. Poi distribuiamo va magari bene. Anche al pubblico, grazie mille. Noi ci vediamo ad Alessandria. Ci vediamo ad Alessandria. Come sempre. Grazie ciao, mille. Ciao Ale, grazie, ciao. Ancora un grande applauso ad Antonella Clerici. Lì, vado.